tappe, ascoltare per esserci, questo è il significato di questo acronimo che appunto riporta ad un progetto di cui vogliamo parlare adesso, e lo facciamo insieme agli ospiti che ci hanno raggiunti in studio, ovvero Alessia Passarelli e Stefano D'Amore, che saluto, buongiorno ad entrambi, benvenuti, e vi apro anche il microfono così si sente cosa dite, e vi chiedo insomma di parlarci di questo progetto che riguarda intanto i giovani diciamo compresi tra i 17 e i 22 anni, un progetto di viaggio in giro per alcune realtà delle chiese valdesi e metodiste, alla scoperta di alcune realtà delle chiese valdesi e metodiste dalla Sicilia al Piemonte, che si svolgerà ad agosto. In estrema sintesi, proprio questo è un bignami del progetto. Ma come nasce questa idea? Da quale spunto e con che obiettivi, insomma? A chi rompe il ghiaccio? Alessia, rompi il ghiaccio, vai, spiegaci come nasce. L'idea, sono già parecchi anni in realtà che la Chiesa Valdese, come hai detto, Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste in Italia, sta lavorando a un progetto con i giovani e sui giovani. L'idea inizialmente era quella di organizzare un percorso di formazione su più anni, con alcune esperienze in Italia e all'estero, e con degli approfondimenti tematici e anche delle visite in alcuni posti. Poi in realtà, con l'esperienza del Covid, ci siamo resi conto che prima di affrontare quel tipo di formazione lì, forse c'era bisogno di ripartire un po' dalle basi, di ricreare un po' una rete anche tra i giovani, di fare in modo che si potesse iniziare con un'esperienza chiaramente formativa, ma anche un'esperienza di incontro, di confronto, di dialogo, e perché no, a quel punto abbiamo pensato al viaggio, no? Che racchiude in sé tutta una serie di elementi. Certo, il viaggio poi porta sempre con sé formazione, incontro e creazione anche sovente di un gruppo proprio, perché si condividono tante cose. Stefano? Sì, la riflessione ci ha portato ad una parola chiave, che è quella del movimento. Muoversi, mettersi in movimento per, diciamo, fisicamente, per spostarsi anche, e quindi visitare, incontrare, conoscere, ma anche metaforicamente, cioè muoversi significa anche uscire dalla propria zona di comfort, dalle proprie conoscenze, dalla propria dimensione locale, e andare davvero alla scoperta, mettersi anche in discussione, apprendere cose che non si conoscevano, questo attraverso appunto la scoperta di cose esistenti che però magari sono o lontane fisicamente o lontane nella storia, anche, certo, che appartengono però alla nostra chiesa, al nostro modo di vedere, di un modo di essere credenti nel mondo, modo di affrontare le sfide di oggi, certo. E quindi una visita insieme per ascoltare, appunto, quindi imparare, apprendere, eccetera, però anche poi per esserci, cioè per tutta questa, mettere a tutto frutto questo, per anche metterla, quello che si è imparato. Frutto, esatto. E l'acronimo faceva un po' riferimento anche a questo. Ape non è solamente il diminutivo di aperitivo, che ci, che può ci anche, sta, e ne farete, insomma, ne faranno parecchi aperitivi, ma è anche l'idea di questo piccolo insetto che è essenziale nell'ecosistema, piccolo, però funzionale e indispensabile per il funzionamento, certo, di una, e che svolazza un po' in giro, in questo caso, certo, svolazzerà in giro per l'Italia. Tutto non si poteva vedere, avrete dovuto fare delle scelte con l'idea, magari, chi lo sa, in prossimo futuro, di riprendere pezzi che magari non siete riusciti ad inserire nel programma che tra l'altro è molto nutrito. Io ve lo faccio vedere per chi ci sta guardando in TV o per chi guarderà insomma sul nostro canale YouTube questa intervista. È un programma, come vedrete, molto molto ricco, con tanti appuntamenti. Si può reperire sul sito chiesavaldese.org, però appunto voi, a prescindere, avete dovuto fare, voi organizzatori intendo, gruppo organizzatore, avete fatto delle scelte, quindi in questo caso avete scelto di concentrarvi su tre regioni, giusto? Tre regioni, esatto. Iniziamo con la Sicilia,
quindi si andrà ad Adelphia, un luogo anche importante per le nostre chiese, dove si inizierà facendo un po' un lavoro di gruppo. Si visiterà Scicli, la Casa delle Culture, la chiesa lì in loco, e poi il gruppo si sposterà in Calabria per vedere un'altra delle attività delle nostre chiese a Rosarno. Però non c'è soltanto l'attività, diciamo, odierna, la testimonianza odierna, ma ci sarà anche Guardia Piemontese, quindi anche lì la storia della presenza protestante in Calabria. E si concluderà questa prima edizione con una tappa qui alle Valli Valdesi. Si torna in Piemonte, si viene in Piemonte, magari qualcuno partirà, esatto. Ma noi ci auguriamo, perché questo è un viaggio, questo è importante sottolinearlo, aperto a tutti i giovani e le giovani delle varie chiese in Italia. Questo sarà anche un ulteriore anche fattore di arricchimento, no? Le provenienze differenti, le comunità differenti, un confrontarsi anche su che cos'è essere chiesa in varie comunità. Ma certo. Tornando al viaggio, si concluderà con l'ultima tappa qui alle Valli durante anche il sinodo, che quest'anno sarà anche particolare, perché cioè, ci saranno anche le celebrazioni per gli 850 anni. Sì. Quindi questa sarà la prima edizione e poi ci auguriamo che insomma di poter continuare con un gruppo affiatato che avrà voglia poi di sperimentare, di mettersi in gioco. Allora, noi abbiamo dato alcuni elementi già, appunto, tipo l'età, 17-22 anni, il periodo appunto del mese di agosto, la possibilità di partecipare da qualsiasi chiesa di tutta Italia, quindi non c'è un limite geografico. Immagino ci sia invece un limite forse di numero di persone aderenti, quindi c'è un termine per le iscrizioni. Una ventina di posti persone disponibili. Già qualcuno so che si sono è iscritto. Già le iscrizioni abbiamo già ricevuto delle iscrizioni, quindi fino al 31 di maggio c'è tempo per farlo. Il programma completo noi vi rimandiamo appunto al sito chiesavaldese.org. So che è stata aperta una pagina Instagram, ci sono dei riferimenti social per poter avere i dettagli precisi, puntuali. Mi soffermerei magari su alcuni elementi importanti, tipo la gratuità di questo evento, che non è una gratuità, perché insomma si è deciso così, le strutture hanno deciso, il viaggio non costerà, no, è una gratuità che è legata ad un finanziamento. Sì, come si può immaginare è un viaggio costoso, perché sì, spostare 20 persone accompagnate dalla Sicilia al Piemonte significa un investimento anche economico importante, che però la Tavola Valdese ha scelto di fare, grazie appunto ad un finanziamento ad hoc, e questo significa che il costo c'è, ma non è sulle spalle e a carico dei partecipanti. Quindi per i partecipanti è un'esperienza che viene offerta gratuitamente, sapendo che però appunto c'è un grande investimento dietro. Il costo per i partecipanti è quello di esserci per ritornare, nel senso è di un prendere costo di impegno. Sì, è un tempo che uno dedica al progetto, dedica anche a se stesso, la propria formazione, la propria esperienza. L'incontro che può fare. E poi da questo siamo abbastanza certi e speranzosi che possa nascere qualche cosa, perché comunque 2 settimane di viaggio insieme, qualche cosa nasce per forza. Sì. Allora su questo assolutamente vorremmo anche poi puntare a lavorare. Il gruppo non sarà da solo, sarà accompagnato. Ecco, questo è un altro elemento importante. Ci saranno degli accompagnatori. Sì, accompagnatori, accompagnatrici, 4. Che non sono semplicemente appunto il capofila, chi trascina il gruppo, ma sono persone che soprattutto in questa fase qui hanno partecipato e stanno pensando, ragionando anche dal punto di vista delle metodologie, dei contenuti, quindi saranno persone dell'attività, quindi stanno preparando diciamo questa parte operativa proprio nei dettagli. Sono persone formate che hanno già delle esperienze in ambito di animazione dei giovani, eccetera, quindi gestione dei gruppi, delle dinamiche, insomma persone preparate e adatte a farlo. Quindi insomma non sarà un viaggio così allo sbaraglio, ma sarà un viaggio
accompagnato e che permette anche poi di poter godere, no, con tranquillità, certo, degli spostamenti e di quello che si andrà a vedere, a scoprire. Allora io rinnovo insomma l'invito a chi magari fosse interessato o interessata, o se conoscete qualcuno che forse potete immaginare possa essere interessato a questa esperienza, andate sul sito chiesavaldese.org o sulle pagine social legate a questo progetto App e Summer Tour, questo progetto formativo, un viaggio formativo ad agosto per giovani tra i 17 e i 22 anni. Vogliamo aggiungere ancora qualcosa? Abbiamo detto più o meno tutto, che dite Alessia, Stefano? 31 maggio. 31 maggio, la scadenza delle iscrizioni per questo gruppo che può essere appunto di una ventina di persone, il 31 di maggio. Allora io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici, l'appello a appunto interessarvi, quantomeno ad andare a informarvi su questa proposta. Grazie ad Alessia, grazie a Stefano per essere stata con noi. Buon proseguimento.